E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova puntata di Action Films News, l'unica rubrica su YouTube Italia che vi tiene sempre aggiornati sulle uscite nel mondo delle action figure in Italia, appunto. Come sempre vi ricordo che se foste interessati a uno di questi preordini che vedrete in questo video, potete farli direttamente tramite il mio sito Ara Service Shop nella scheda lì in alto oppure qui sotto in descrizione. Preordinando una figure evitate che venga esaurita, appunto, e quindi vi assicurate una copia del prodotto. Ma prima di andare a vedere tutti i preordini di oggi, che sono un bel po', volevo dirvi che domani ci sarà un unboxing veramente molto speciale con un sacco di arrivi, e inoltre inaugurerà la settimana del Black Friday sul mio canale, quindi ci saranno sconti sul sito, quindi non perdetevi l'unboxing di domani. Ma iniziamo con i preordini e partiamo col botto, ovvero con questo Spiro prodotto dalla NECA sulla scia dell'action figure dedicata a Crash. Sembra veramente ben realizzata. L'uscita prevista sarà giugno 2019. E ancora Spiro, però questa volta abbiamo una statua prodotta dalla First Four Figure, alta ben 22 cm. Guardate qua che dettagli fantastici, con anche la gemma sotto la zampa. E invece per quanto riguarda Crash, c'è questo preordine dell'action figure Scuba Diving, appunto questa versione subacquea del nostro Crash, sempre prodotta da NECA. L'uscita prevista per questa sarà aprile 2019. E ora, sempre parlando di videogiochi, prodotto dalla Diamond Select, abbiamo questo set dedicato a Kingdom Hearts 3, con Sora, appunto, con i suoi nuovi abiti, e Maleficent, ovvero Malefica. Questo qui uscirà a maggio 2019. E ancora Diamond Select con questo Egon, che viene dal film di Ghostbusters, per una versione particolare, si chiama Marshmallow, appunto perché vedete, è tutto sporco. L'uscita prevista per questo sarà maggio 2019. E per la linea invece DC Gallery, sempre di Diamond Select, abbiamo questo Joker da The Dark Knight, che andrà a fare coppia appunto con il Batman che abbiamo visto in precedenza, che è ancora in preordine. Veramente una statua fantastica. L'uscita prevista sarà maggio 2019. E per quanto riguarda la linea Marvel Gallery, abbiamo questo Thor in versione comics. Guardate che spettacolo, circondato da fulmini. L'uscita prevista per questo sarà maggio 2019. E ancora Diamond Select con Jessica Jones, per la linea però dedicata ai Defenders, quindi una nuova statua dedicata a questo personaggio. L'uscita prevista sarà febbraio 2019. E poi ci sarà anche la statua dedicata a Luke Cage, sempre per i Defenders. E invece per la linea Marvel Premier Collection abbiamo questa fantastica statua in resina dedicata a Daredevil, sempre dalla serie Netflix. L'uscita prevista per questa sarà maggio 2019. E ultima statua proposta dalla Diamond Select, abbiamo questa fantastica Lady Death. Guardate che dettagli fenomenali. L'altezza sarà circa 22 cm e l'uscita sarà maggio 2019. Ora abbiamo questa versione molto particolare di Naruto, chiamata Kabuki, prodotta dalla Mega House per la linea Gem. Guardate che spettacolo questo kimono. E l'uscita prevista sarà giugno 2019. Nello stesso mese uscirà anche Sasuke, che farà coppia con questa statua, sempre in questa versione molto particolare con il kimono. L'altezza di queste statue sarà circa 23 cm. E ora per la linea Figure Zero di One Piece, in particolare per la linea Extra Battle, abbiamo Zoro nella versione Ryakkodori, appunto, che effettua questa particolare mossa. Veramente spettacolare tutti gli effetti. L'uscita prevista per questa sarà aprile 2019. E ora, direttamente dal nuovo film Animali Fantastici, I Crimini di Grindelwald, abbiamo la statua di Newt Scamander, prodotta dalla Cotobuchia per la linea Artifacts Plus, quindi una qualità veramente impressionante e anche una grandissima somiglianza con l'attore. L'uscita prevista per questa sarà giugno 2019. E ancora ragazzi, un'altra statua prodotta dalla DC Direct per la linea Harley Quinn Red, White and Black. Abbiamo appunto Harley Quinn disegnata da Frank Cho, il famosissimo Frank Cho, artista che io amo, molto abile appunto nei disegni, soprattutto delle donne. L'uscita prevista per questo pezzo limitato a 5.000 esemplari è luglio 2019. E ora ragazzi, per la linea Mezco 112 Collective abbiamo questa fantastica action figure di Freddy Krueger, direttamente da Nightmare. Secondo me l'action figure definitiva di questo personaggio. Guardate che dettagli pazzeschi. L'uscita prevista per questa sarà luglio 2019. E concludiamo il video con questi preordini per la linea DC Essential. Abbiamo Wonder Woman, poi ci sarà anche la sua nemica, ovvero Cheetah, eccola qui. E inoltre abbiamo questo particolarissimo Cyborg Superman, veramente fantastico.
e inoltre ci sarà anche questa Supergirl. E allora ragazzi, i preordini di oggi sono finiti qui, come avete visto ce n'erano veramente una valanga, li potete trovare tutti nel mio sito che trovate qui sotto oppure lì sopra. Fatemi sapere quale vi ha colpito maggiormente con un commento qui sotto, lasciate il like se questo video e questa rubrica continua a piacervi e ad interessarvi. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima, ciao da Are, collezionate sempre!